Ciao, buonasera! Buonasera ragazzi, buonasera a tutti! Siamo alla 44esima o 45esima puntata. Ciao ragazzi, ciao a tutti, vediamo chi si connette stasera. Temone, ragazzi, allora, devo spiegarvi un po' di cose perché mi rendo conto che molto spesso forse mancano un po' di informazioni. E quindi spero che mi possiate seguire, supportare e fare anche un po' di domande. Quindi ciao a tutti, come state? State bene? Ciao Silvio, ciao Esiona e ciao a tutti gli altri. Vediamo un po' perché su alcune pagine non riesco a vedere le domande. Comunque vediamo un pochino. Ciao Letizia, ciao a tutti. Allora, stasera che cosa ho preparato di bello? Allora, intanto sono sicura che chi guarda la diretta è anche curioso di verificare lo stato delle mie occhiaie, perché sapete che sto facendo questo esperimento. Ciao Beppe, ciao a tutti! Sto facendo questo esperimento insieme alla mia dolce metà, dove ci svegliamo all'alba e quindi voi volete sicuramente verificare lo stato delle occhiaie. Però ragazzi, il trucco fa tanto, ve lo dico, è una cosa meravigliosa. L'esistenza del trucco è fantastico. E quindi in tanti, mentre vi state inserendo, in tanti vi domandate e mi domandate: ma perché facciamo questa cosa? Perché stiamo leggendo questo libro molto molto interessante che cerca, diciamo, di farci guadagnare e ottimizzare le nostre giornate. Per cui sveglia alle 5 e mezzo, 6 la mattina, quindi poco prima rispetto a quello che già facevamo. Per utilizzare questo tempo per leggere, per fare dello sport, quindi per fare tutte quelle cose che uno poi arriva in fondo alla giornata, perlomeno io, e dico: caspita, neanche oggi sono riuscita a leggere, neanche oggi sono andata a camminare. E quindi questo è un sistema per riuscire a ottimizzare un po' il tempo. Bene, ditemi un po' come state. Si vede male e si sente a tratti. Oh, fantastico! Allora, vediamo un pochino se poi si vede male da tutte le parti, ma è meraviglioso, sia su Instagram che su Facebook. Perfetto. Allora, cercherò di stare fermissima. Beh, guardate che meraviglia, là dietro abbiamo anche la zucca, quindi oggi abbiamo lavorato insieme a questa zucca luminosa, fantastica, che ho fatto stamattina alle 6, giustamente. E quindi, bene, bene, vedo che siete già in diversi. Allora, qual è il tema di stasera? Il tema di stasera vuole un po' rispondere a dei quesiti che spesso mi vengono posti dalle pazienti, soprattutto dalle mamme. Sapete che il tema di stasera riguarda essenzialmente le carie in età infantile. E perché questo? Perché molto spesso genitori, nonni, mi domandano: ma è possibile che i bambini abbiano le carie? Certo che è possibile che i denti da latte, anzi la domanda è: possibile che i denti da latte possano cariarci? Certo che sì. E quindi, ah, su Facebook si sente bene, perfetto. Allora, se invece su Instagram non si vede, vabbè, ragazzi, io cercherò di stare più ferma possibile perché lo so che se mi sposto troppo, cosa che faccio normalmente, va fuori fuoco. Cercherò di stare fermissima e di muovere solo gli occhi e forse un po' le mani. Allora, vi dicevo, quindi stasera volevo affrontare questo tema perché, ripeto, troppo, troppo spesso mi viene appunto domandato: ma come mai i bambini possono avere le carie? E quindi vi vorrei magari spiegare un po' di cose che possono servire non solo se avete dei figli vostri, piccoli argomentone, Letizia, non solo se avete dei figli piccoli, ma anche se conoscete delle persone che hanno dei bambini e magari potete aiutarli e dare dei consigli, non per portarli da me. Ma perché è utile sapere queste cose? Perché? Perché io personalmente ho lo studio pieno di bambini piccolissimi, 2, 3, 4 anni, pieni di carie, ma pieni veri. E quindi evidentemente c'è forse un difetto nella comunicazione, c'è un difetto forse in ciò che sappiamo, in ciò che ci hanno spiegato, che ci spiegano magari i pediatri piuttosto che anche noi odontoiatri stessi. Quindi è importante questa informazione. Quindi stasera cercherò un po' di spiegarvi come mai si può verificare questo tipo di problematica e cercheremo insieme, anche attraverso le vostre domande, di capire un po' meglio come riuscire a prevenire le carie nei denti da latte. Considerando che ovviamente quando questo si verifica, che cosa succede? Succede che il bambino sta male e quindi già da piccolo, da 2-3 anni, si approccia al dolore e si approccia al dentista andandoci quando c'è dolore.
Quindi assolutamente una cosa possibilmente da evitare perché, come sapete, sto cercando di cambiare il paradigma del dentista brutto e cattivo perché dal dentista si può andare volentieri, si può andare per rilassarsi, per curarsi, per prendersi cura di se stessi, per potersi piacere. E vedo che i bambini vengono molto molto volentieri ed anche gli adulti, anche perché adesso abbiamo questo adesivo glitterato che veramente sta facendo scintille, quindi è diventato un segno distintivo. Quindi ragazzi, ci si può divertire, vedete, ci sono i colori, ci sono tante iniziative che facciamo e che spesso vengono fatte anche da tanti altri colleghi e che servono proprio per far avvicinare il paziente allo studio dentistico e soprattutto il bambino, far sì che non abbia né paura né tantomeno dolore. Quindi ragazzi, se vi vengono le domande, per favore, ciao Monica, ciao ciao a tutti, ciao a tutti, siete un sacco stasera, ma è carina questa cosa di fare le dirette su entrambi i canali. Non so che cosa vedrete, anzi ditemi un pochino se adesso va un po' meglio l'essere a fuoco piuttosto che l'audio. Allora, si diceva, quali sono le differenze fondamentali tra i denti permanenti e i denti da latte? Cioè, come mai spesso i genitori si domandano su un dente, per esempio, di un adulto, facendo riferimento ai loro denti, un dente di un adulto magari impiega 4, 5, 6 mesi, un anno per sviluppare una carie, e invece un dente del bambino può invece andare incontro a distruzione, ragazzi, veramente non sto esagerando, vi farò vedere delle foto che non vogliono farvi paura, ma vogliono rendervi consapevoli. Tanto ormai avete capito che queste dirette servono per aumentare e migliorare la consapevolezza e per informare. E quindi voglio farvi vedere un po' di casi che normalmente vengono a finire anche nel mio studio, oltre che nello studio dei colleghi. Quindi, una cosa importante abbiamo detto, come mai si può, c'è questa discrepanza tra lo sviluppo della carie nei denti da latte e in un tempo molto molto ridotto, a volte ragazzi, si tratta anche di un mese, 2 mesi, dove i dentini da latte, quando è già iniziata la lesione cariosa, possono andare incontro veramente in distruzione. Perché questo? Perché la struttura del dente da latte è molto differente rispetto a quella di un dente adulto. Sto cercando, scusate, abbasso gli occhi perché sto cercando intanto la cartella da farvi vedere. Benissimo. Allora, vi faccio vedere, vi faccio vedere. Allora, siete pronti, raga? Bene. Allora, è possibile che dei bambini possano avere, ditemi se vedete bene, possono avere delle carie di questo tipo? E voi mi direte: no, mai vista una cosa del genere. Quanti di voi ha visto bambini con carie nei denti da latte? Postatemelo un po' sotto, a parte Monica Franci che fa il mio stesso lavoro e che è una pedodontista, odontoiatra bravissima, ma gli altri, quanti hanno visto delle carie come queste? Bene, ve lo dico io, nel mio studio ce ne sono tantissime, come negli studi di tutti i pedodontisti. Qual è una delle differenze fondamentali, vi dicevo? Una è rappresentata proprio dalla struttura del dente. Il dente di un adulto è costituito da un certo strato di smalto, da una camera pulpare che è la parte centrale del dente e poi ovviamente da tutto il resto delle varie strutture dei tessuti duri del dente. Ecco, che cosa succede? In un dente di un bambino, che è un dente più piccolino, ma ha la polpa del dente gigantesca, è molto molto grande, così come lo strato di smalto è molto sottile. E quindi questo già ci fa capire come quando si verifica, aspetta, sto leggendo un attimo, nei denti da latte le carie avevano entrambi. Allora, dicevo, sì, infatti, Esiona, è vero, poi dopo vi spiegherò appunto per quale motivo, ma fondamentalmente partiamo da questo presupposto, quindi quello che i denti dei bambini sono ed hanno una costituzione dei tessuti che è molto differente rispetto a quella di un adulto. Quindi lo smalto abbiamo detto che è più sottile, ricordatevelo perché poi lo sapete che io vi faccio le domande, un po' di like, un po' di like. Vi faccio le domande e questo perché intanto queste piccole sfide possono essere utili soprattutto per memorizzare quelli che sono appunto questi dati che vi vado a dire. Quindi un elemento abbiamo già capito che è dato proprio dalla struttura dello smalto del dente del bambino che è più permeabile e più sottile. Questo
Questo che cosa comporta? Comporta il fatto che quando la carie inizia a penetrare lo strato di smalto, i vari strati dello smalto, ecco che su un tessuto molto più permeabile, ovviamente. Ah, ok, guarda Silvia, allora ti faccio vedere. Aspetta, ti faccio vedere. Guarda, non ti voglio spaventare, eh? Tuo figlio come si chiama? Silvia, dimmi un pochino tuo figlio come si chiama. Allora, queste situazioni qui sono delle situazioni che si possono verificare, adesso vediamo per quale motivo, proprio quando, per esempio, i bambini non si lavano bene i denti, o magari i genitori non sanno, non hanno il tempo, o non hanno la possibilità, o non sanno proprio come insegnare ai loro figli a spazzolare i denti, perché non è una cosa così ovvia e così banale. Guarda, Edoardo, allora ti faccio vedere. Edoardo, intanto benvenuto tra noi, quindi bravissimo. Ci dovrebbero essere anche molti altri bambini. Vediamo un pochino chi mette i like. Vai. Allora, Edoardo, intanto parlo a lui, ma parlo anche a tutti gli altri bambini che ci sono e spero che ci siano Riccardo e tanti altri bimbi che normalmente ci seguono. Questa è una delle situazioni un pochino limite e che speriamo nei prossimi anni di vedere il meno possibile, anche se è molto frequente e vi dirò per quale motivo. Allora, si diceva, i denti dei bambini devono essere lavati nel modo corretto. Ci sono anche delle dirette nelle quali proprio spiego qual è il metodo di spazzolamento, però se volete ve lo faccio vedere anche stasera, soprattutto per quanto riguarda i bambini. Intanto io vi informo e mi farebbe anche molto molto piacere che voi poteste utilizzare le dirette che vengono fatte, che tanto rimangono sempre nell'archivio. Mi raccomando, Edoardo, non andare via, eh? Anzi, Edoardo, se hai delle domande, postale pure perché ti rispondo molto molto volentieri, e così come a tutti gli adulti e a tutti i bambini che mi stanno seguendo in questo momento. Allora, vi stavo dicendo, queste dirette sono utili secondo me, e il mio obiettivo è proprio quello che vi possano essere utili e possano essere delle informazioni gratuite che ognuno può avere a disposizione. Quindi utilizzatele, andate nella pagina dello studio, questa su cui state sintonizzati adesso, nella sezione video aprite e ci sono 45 dirette in cui si parla di tantissimi argomenti che riguardano tanti tanti ambiti. Spesso ci sono anche degli ospiti, quindi può essere una cosa anche relativamente divertente che uno può anche ascoltare mentre per esempio va in macchina. Allora, ma vi piace quella zucca là dietro? Edoardo, a te piace quella zucca? Dopo me lo dici, eh? Allora, tornando ai dentini dei bambini. Allora, intanto un dato importante è quello che voi dovete considerare che circa il 22% dei bambini di 4 anni, il 22%, che è tantissimo, hanno delle carie, ok? Quindi questo è già un dato che un pochino ci fa venire i brividi. Considerate che verso i 12 anni questa percentuale sale al 44%. Questi sono i dati del Ministero della Salute. Quindi vi rendete conto che verso i 12 anni abbiamo quasi metà dei nostri bambini che hanno delle carie, e questo non è possibile nel 2019, ormai 2020, non è possibile. Allora, Letizia Ceccolini, bravissima, che le ha insegnato sempre a spazzolare i denti, perfetto, bene, bene. È molto importante, giustamente come dice Letizia, che anche a scuola i bambini possano lavarsi i denti. Ovviamente questo deve essere supportato sempre dagli insegnanti, perché soprattutto quando magari vanno tutti in bagno insieme dopo il pranzo, lo scambio di spazzolini, lo spazzolino che cade per terra, quello che ci mette i piedi sopra, eccetera, se non c'è una situazione di igiene, forse a volte è anche meglio soprassedere e magari lavare bene i denti la mattina e la sera, ovviamente prima di andare a letto. Allora, si diceva, un dato importante, quindi abbiamo detto, il 22% dei bambini di 4 anni possono avere appunto delle carie, e questo è un dato veramente troppo troppo elevato e dobbiamo abbassare assolutamente questa percentuale, e lo si può fare con piccole norme, piccolissime norme. Una, ovviamente, la prima riguarda l'alimentazione, e chi già mi segue sa che in queste dirette ci sono anche
Tante, tantissime dirette appunto che parlano di alimentazione, che parlano di come si leggono le etichette alimentari ed è uno tra l'altro dei laboratori che faremo a Natale. Ancora non abbiamo stabilito la data, ma come sapete chi mi segue, noi facciamo sempre dei laboratori, uno per Natale, uno per Capodanno e quindi c'è anche una gara di torte e normalmente viene fatto appunto l'albero di Natale tutti insieme. E viene fatto un laboratorio. Quest'anno lo faremo sulle etichette alimentari con l'obiettivo di sensibilizzare e di stimolare una consapevolezza nei nostri bambini, in modo tale che non debbano essere necessariamente i genitori che dicono al bambino no, la merendina non la puoi mangiare e che danno dei divieti, ma sarà il bambino stesso, coadiuvato dal genitore, a capire, ad essere responsabile, ed essere incuriosito nel leggere quali sono gli alimenti e gli ingredienti che appunto va a utilizzare e va a mangiare. Questa credo che sia una cosa importantissima. Quindi sempre la consapevolezza è l'arma migliore e poi i bambini si divertono in questo modo e quindi gli dà anche molta soddisfazione perché si sentono più adulti, quindi è una cosa che possiamo assolutamente fare. Torniamo a noi. Si diceva, come è possibile che si possano sviluppare queste carie? Abbiamo detto, uno degli elementi è rappresentato proprio dal fatto che questi tessuti, abbiamo detto, lo smalto del dente da latte è più sottile, la polpa è molto molto grande e quindi le carie possono molto velocemente, nel giro di 1 o 2 mesi, quando parte la lesione cariosa, arrivare nella polpa del dente e dare dolore, dare ascessi. Ragazzi, voi non avete idea che cosa vuol dire lavorare nella bocca di un bambino di 2 anni a 4 mani, facendolo divertire, facendolo rilassare e partendo con dei bambini che hanno già dolore. Questo non si può verificare. Come possiamo, aiutiamoci, come possiamo migliorare questa situazione? Allora, quali possono essere le cause? Sicuramente vi starete domandando. Allora, la causa di situazioni di questo tipo sono tante, sicuramente ci può essere la predisposizione, quindi una predisposizione genetica che fa sì che il bambino possa effettivamente, anche avendo una buona alimentazione, essere predisposto allo sviluppo delle carie. E questo sicuramente, la predisposizione, lo sapete, vale per gli adulti e vale per i bambini. Quindi sicuramente una predisposizione genetica. Ovviamente ci può essere un discorso di alimentazione, sappiamo e l'abbiamo visto tantissime, tantissime volte. Ciao a tutti, Chiara, amore, sei uscita 10 minuti fa, ti sei già messa in linea. E Samantha, ciao. Ah, poi ti devo Samantha, poi ti chiamerò e ti manderò un messaggio perché stamattina abbiamo visto la tua meravigliosa bambina. E quindi tanti, tantissimi bambini. Anzi, chissà se c'è anche la nostra piccola amica a guardare la diretta. E quindi vi dicevo appunto le cause. Allora abbiamo detto l'alimentazione. L'alimentazione ovviamente lo sapete, ce lo dicono tutti. Alimentazione ricca di zuccheri, ci sono tante, tante dirette nelle quali vi spiego che cosa succede nella nostra bocca quando assumiamo degli zuccheri. Sapete che nel giro di 1 minuto la nostra saliva diventa acida e quindi inizia questo processo di dissoluzione dello smalto. Che poi ovviamente c'è sempre un meccanismo, una parte viene dissolta, quindi c'è un meccanismo in cui la saliva diventa acida, poi dopo la saliva invece riduce la sua acidità e quindi ecco che c'è una situazione di compensazione. Ma se prevale la saliva acida e se persiste per tanto tempo, ecco che piano piano questa struttura minerale che è lo smalto del dente comincia piano piano a dissolversi. Piano piano relativamente, perché come vi dicevo, nei denti dei bambini, nei denti da latte che sono più permeabili, in realtà questo processo è abbastanza rapido. Quindi abbiamo già detto due fattori, quindi uno la predisposizione genetica ed uno l'alimentazione. Nell'alimentazione vi dico una cosa, per quanto riguarda bambini così piccoli, voi vi starete chiedendo, ma un bambino come questo o come questa bimba qui di 2 anni, certo non va da McDonald's, certo non mangerà presumibilmente le tavolette di cioccolato, non mangerà le merendine ricche di zucchero e quindi vi starete domandando: ma che cosa può essere che può causare questo tipo di carie così destruenti e così distruttive? Allora, uno può essere per esempio l'abitudine, anche se direi che ce n'è sempre meno, ma ancora esiste, di mettere il bambino a letto con il biberon. Non so se avete mai sentito qualcuno
prima si faceva su grandissima scala. Quindi il bambino magari piange, si mette a letto con il biberon, però non si mette a letto con l'acqua, per esempio, ma con le tisane. Le tisane sono devastanti, le tisane, i succhi di frutta, piuttosto che il latte stesso, perché comunque contengono degli zuccheri, sono tutti alimenti che contengono degli zuccheri. Voi sapete, forse non so chi se lo ricorda, ve l'ho raccontato diverse volte, durante la notte noi abbiamo la salivazione che tende a ridursi, si riduce la produzione di saliva. Questo che cosa comporta? Comporta il fatto che se io ho degli zuccheri nella mia bocca, quello che è normalmente definito come l'effetto tampone della saliva, che va appunto, abbiamo detto, a rinalzare il pH della saliva, ecco che in questo caso non funziona o funziona molto meno. Quindi la saliva rimane acida per un tempo molto molto lungo, molto più dei, c'è una moschina tremenda, molto più dei 30 minuti, un'ora normalmente, in cui normalmente appunto rimane acida con una salivazione normale. Quindi abbiamo già capito che il mettere a letto il bambino con il biberon che contiene delle bevande che siano diverse dall'acqua, fanno sì che, soprattutto se è presente lo zucchero, ed è presente sempre lo zucchero, ragazzi, è presente sempre. In questo caso, quindi abbiamo detto, la saliva rimane acida per un tempo molto lungo. Questo, come vi ho spiegato prima, alimenta e mantiene questo stato di acidità della bocca. Quindi la saliva che va a bagnare tutti i denti contemporaneamente può provocare questo processo di dissoluzione non su un dente, ma su tanti denti, anche su tutti i denti. E questo è il vero delirio di situazioni come quello che vi ho fatto vedere. E adesso vi farò vedere poi la sequenza. Quindi esistono bambini che a 2 anni, vedete, questi sono tutti dentini da latte, questi sono bambini di 2, 3 anni che hanno tutti i denti cariati. E ragazzi, non ci crede nessuno, ma vi giuro che io ho lo studio pieno di bambini così, così come tanti, tantissimi colleghi che si occupano di pedodonzia hanno lo studio pieno. Quindi abbiamo detto predisposizione genetica, abbiamo detto alimentazione, soprattutto attenzione al biberon quando si mettono a letto. Non parliamo ovviamente, un tempo si faceva anche, spero che ora proprio non esista più assolutamente, per far addormentare il bambino, bagnare il ciuccio, per esempio, nel miele. Il bambino si addormentava subito, tranquillo, buono, però i denti venivano totalmente distrutti. Un'altra delle cause, pare che possa essere una delle cause, e si sta cercando di analizzare questo fattore, è rappresentato dall'allattamento notturno. Ovviamente vi si rizzeranno subito le orecchie, i capelli e tutto quello che si può rizzare. Io non sto dicendo che l'allattamento fa male, ma sto dicendo che la modalità dell'allattamento a richiesta notturna può creare questo tipo di problematica. Mi spiego, per esempio, il mettere a letto il bambino nel lettone, il cosiddetto lettone, e tenerlo attaccato al seno quasi costantemente durante la notte, utilizzando il seno materno come se fosse un ciuccio, fa sì che nella bocca del bambino ci siano goccioline di latte praticamente costantemente per tutta la notte. Questo che cosa comporta? Comporta quel discorso che vi dicevo. Abbiamo detto, curva di Stefan, in 1 minuto metto in bocca qualcosa di dolce, la mia saliva diventa acida e impiega circa mezz'ora, un'ora per tornare ai livelli iniziali. Se io faccio la ciucciatina di latte in continuazione, ecco che questa situazione ovviamente persisterà per tutta la notte. E come vi dicevo, questa può essere, si sta studiando e si sta cercando di capire se effettivamente può essere una delle cause, ma è abbastanza plausibile. Quindi non diciamo che allattare il bambino faccia male, assolutamente, ma la modalità dell'allattamento al seno a richiesta notturno, quindi bambino nel letto che succhia quasi in continuazione, usa il seno come il ciuccio, può creare questa tipologia di bambini, scusate, di carie, soprattutto su bambini predisposti, bambini che hanno uno strato di smalto magari un pochino più sottile rispetto agli altri o che comunque appunto possono trovarsi. Vedi, anche Chiara dice: non ci credevo neppure io.
E invece, spiegatelo all'ostetri che sì, esatto, Letizia. E io questa cosa la sto dicendo e mi assumo la responsabilità di quello che dico, perché è veramente un delirio, ragazzi. Voi non vi rendete conto, e Chiara, che è la mia assistente, lo sta scrivendo ed è vero, lei non ci credeva, io già l'avevo visto che era così. Purtroppo questo è veramente un problema, perché ragazzi, noi abbiamo lo studio pieno di bambini di 2-3 anni che hanno la bocca devastata e ti piange il cuore per i genitori che poi si sentono in colpa e questo non è giusto, perché spesso manca l'informazione. Parlandone con dei pediatri, nell'ambito di un congresso molto grosso in cui, appunto avevo partecipato, io a un certo punto ho alzato la mano, si parlava di allattamento, si parlava di carie destruenti, di carie distruttive su tutti i denti e nessuno toccava questo argomento. Quindi io a un certo punto ho alzato il ditino dicendo: ma scusate, ma succede solo a me? Io ho lo studio pieno di bambini che hanno tutti i denti distrutti dalle carie. Come può essere? Può esserci una correlazione con quella che è l'alimentazione, appunto, per esempio, l'allattamento notturno? E lì in effetti mi è stato fatto capire che, diciamo, fino adesso stanno cercando, i medici stanno cercando di riportare le mamme ad allattare al seno, il che è fantastico, bellissimo. Basta solo spiegargli che quella modalità lì non va bene. Quindi cerchiamone una che consenta alle mamme giustamente di allattare al seno i propri bambini. Fin quando vogliono, anche se normalmente, ecco, a volte a me è capitato di avere dei bambini di 4, 5, anche 6 anni che si presentavano in studio e mentre la mamma parlava gli tiravano fuori il seno per dare una ciucciatina. E questa così poi dipende un po' dalle abitudini, ma insomma sembra una cosa un pochino particolare. Però bene, se il genitore è tranquillo così, ok, ma è quella modalità lì notturna che può veramente devastare a volte la bocca dei bambini, soprattutto se sono predisposti. Però questo noi non lo sappiamo fin tanto che, ahimè, non succede. Quindi io vi invito a parlarne con appunto le ostetriche, a parlarne con i pediatri, con il vostro pediatra e a parlarne anche e soprattutto con il pedodontista. Quindi l'odontoiatra, il medico odontoiatra, che si occupa in modo specifico anche di bambini. Tornando a noi, io lo so che voi sarete sicuramente curiosi di capire un po' qual è, diciamo, la sequenza degli eventi. Allora, ve lo spiego. Questo abbiamo detto che è una delle situazioni finali. Allora, vi faccio vedere che cosa può succedere. In una fase iniziale, noi abbiamo detto che quando dipende dall'alimentazione, che cosa succede? Che questi acidi persistono magari tutta la notte all'interno della bocca e quindi vanno a bagnare tutti i denti e vanno ad intaccare tutti i denti, che abbiamo detto avere lo smalto permeabile nei denti da latte. Allora, una delle prime cose che si può verificare, ditemi se vedete bene, è proprio il fatto che potete notare questo aspetto gessoso sulla superficie dei denti. Lo riuscite a vedere? Aspetto gessoso. Vedete che i denti non sono lucidi, ma sono proprio biancastri, ok? Questa è una delle prime cose che si può verificare, è uno dei primi segnali che devono essere messi in evidenza. Diciamo che a volte il pediatra, non essendo molto spesso abituato a osservare questo tipo di fenomeni, li sottovaluta e quindi magari dice: no, no, ma sono macchie, e queste macchie nel giro di pochi mesi possono diventare delle carie devastanti. E poi dopo è il genitore che deve correre ai ripari e deve impazzire per trovare il medico che possa curare il proprio figlio, piuttosto che ovviamente investire, perché vi posso assicurare che dover curare una bocca intera ovviamente è un grosso sforzo per quanto riguarda noi da un punto di vista pratico, ma è anche un grosso sforzo economico per i genitori. Quindi cerchiamo di evitare che questo si possa verificare. Quindi abbiamo detto, primo indizio. Soprattutto vicino al margine gengivale, vedete, si può avere questo aspetto biancastro. E questa è la prima fase proprio della demineralizzazione dello smalto dei denti. Quindi ricordatevi questa immagine. Fase 2: si possono formare, vedete, proprio in corrispondenza del margine vicino alla gengiva, quindi del margine gengivale. Vedete che quell'aspetto biancastro che avevamo visto prima si sta trasformando adesso in una piccola cariettina. Queste non sono macchie, ragazzi, non sono macchie, ma sono carie.
Il passaggio da demineralizzazione, quindi tutto lo strato del dente che diventa ancora più permeabile e cominciano a comparire queste piccole macchioline che non sono macchioline ma sono carie, ma molto spesso i pazienti arrivano e dicono: ma mi ha detto il pediatra, mi ha detto l'ostetrica, mi ha detto chiunque che sono macchie. No, appena avete un dubbio di questo tipo, subito volate dal vostro dentista o dal vostro pedodontista. Meglio il pedodontista, mica per nulla, semplicemente perché è abituato a vedere i denti dei bambini, è abituato a relazionarsi con i bambini e quindi probabilmente riesce anche a darvi subito le informazioni giuste senza perdere tempo. Perché, come vi ho detto, bastano pochi mesi, 1 o 2 mesi, per passare da una situazione di questo tipo ad una situazione di carie già molto avanzate. Il passaggio successivo da qui qual è? È questo. Quindi vedete che sempre vicino al margine della gengiva si cominciano a formare queste lesioni che si estendono, quindi da qui, piccola, vedete che cominciano ad estendersi, si estendono su tutto il margine della gengiva. Allora, che cosa succede a questo punto? Voi vedete e vi renderete conto che intanto già qui il dente comincia ad essere molto molto sensibile, quindi il bambino per esempio comincia a mangiare meno. Comincia a bere meno perché sente male, non si vuole lavare i denti perché sente male. Ma se non si lava i denti, cosa succede? Ditemelo voi. Si accumula la placca batterica, crescono i batteri cariogeni e quindi questo processo si velocizza ancora di più. Quindi siamo arrivati qui, ok? Allora, detto questo, che succede? Succede che queste macchie cominciano a pigmentarsi, ma soprattutto alcuni denti cominciano a fratturarsi. E quindi qui di nuovo ci risiamo, dolore, il bambino ha dolore, non mangia. Questi denti, tra l'altro, che possono essere molto spigolosi, se il bambino ad esempio è piccolo e cade, può tagliarsi, può crearsi delle lesioni sulle labbra. Quindi tutte cose che dobbiamo assolutamente prevenire perché lo si può fare con pochissimo. Utilizzando, guardate ragazzi. Voi lo sapevate che si possono cariare così i denti dei bambini? Mandatemi un pochino un feedback, ditemi un po' se voi avete mai visto qualcosa di questo tipo, se già ne eravate a conoscenza o se per voi è qualcosa di nuovo. Ripeto, questa puntata l'ho fatta perché ancora troppo, troppo spesso la gente si stupisce quando parlo del fatto che curo bambini di 2-3 anni e mi dicono: ma che cosa devi fare su un bambino di 2-3 anni che tra l'altro non andrebbe nemmeno portato dal dentista? Come? Beh, vi dirò già che le linee guida ministeriali, tra l'altro, consigliano la prima visita tra i 18 e i 24 mesi. In realtà avete visto che io spesso pubblico anche delle foto di bambini molto piccoli a cui veramente noi facciamo le visite. Abbiamo comprato un cuscino apposta, un cuscino rigido che viene dall'America e che serve proprio per poter visitare i bambini molto molto piccoli, i bambini di 1 anno. L'altro giorno ho postato una foto di una bimba di 8 mesi e voi vi domanderete: ma tu che fai con una bimba di 8 mesi? Parlo con i genitori. Parlo con i genitori, informo. Infatti, per esempio, questa bimba qui, la mamma che cosa faceva? Cercando di stimolarla a spazzolarsi i denti, utilizzava lo spazzolino del fratellino per lavarle i denti. Fratellino che aveva delle carie. Quindi, per esempio, in questo caso, che cosa può succedere? Che ci può essere una contaminazione di batteri attraverso lo spazzolino, attraverso lo scambio dello spazzolino. Batteri cariogeni che provengono da una bocca e che vanno ad insediarsi magari in una bocca in cui le carie non sono presenti. Quindi diciamo che quello che è l'esercito che dovrebbe far fronte all'attacco dei batteri non è organizzato, non è predisposto e quindi ecco che magari mettiamo a rischio questa bambina di sviluppare, sui pochi dentini che ha, di poter sviluppare delle lesioni cariose o comunque di agevolare questo processo proprio perché gli abbiamo messo noi dall'esterno una flora batterica a cui il suo organismo non è abituato. Un'altra cosa importante per quanto riguarda i bambini piccoli, ve l'ho già detto tante altre volte, ma ve lo ridico lo stesso, per favore non lecchiamo il ciuccio del bambino. A volte si vede, magari sei fuori con un bambino piccolo che è abituato ad avere il ciuccio, cade il ciuccio per terra, la cosa più facile qual è? Ditemelo voi, infilare il ciuccio in bocca come se noi potessimo disinfettarlo o sterilizzarlo. In realtà
lo stiamo contaminando con i nostri batteri adulti che nella bocca di un bambino, come adesso avete capito, ovviamente non hanno antagonisti, non hanno un esercito che possa appunto rispondere alla presenza di questi batteri e quindi questo può predisporre i bambini poi in un futuro ad avere una flora batterica che non è assolutamente la loro e quindi predisporli ad avere poi delle problematiche. Quindi siamo arrivati a questa fase qui. Quindi ragazzi, ve le faccio rivedere la sequenza perché è importante. Fate vedere, condividete questa diretta, questi video, fateli vedere al vostro pediatra. Tra l'altro sto proprio pensando di creare dei video da inviare anche ai pediatri, senza offesa, ma semplicemente perché io di bronchiti non so nulla e quindi se ho un bambino che ha una bronchite o un'otite lo mando dal pediatra e sarebbe utile che anche il pediatra, se vede o anche non vede, ma semplicemente indirizza il genitore ad andare da un pedodontista per prevenire qualunque tipo di patologia. Se lui non è in grado di vederla, come io non so vedere la bronchite, non so diagnosticare una bronchite, lo mandi dallo specialista in modo tale da evitare al bambino in primis e alla famiglia poi tutta una serie di problematiche che si possono tranquillamente e serenamente evitare. Quindi vi rifaccio vedere la sequenza. Abbiamo detto aspetto gessoso soprattutto vicino al margine della gengiva. Abbiamo detto che questa parte gessosa poi comincia a sviluppare delle lesioni, delle carie vere e proprie che sono delle macchioline inizialmente marroncine gialle, dopodiché queste macchie si ingrandiscono e non sono appunto, sono proprio delle carie vere e proprie. Qui che cosa c'è? C'è tessuto rammollito, lo smalto è stato sciolto completamente dai batteri, quindi questo è tessuto rammollito, sono denti che fanno male, sono denti con i quali i bambini non vogliono mangiare, non vogliono bere, non vogliono lavarseli e quindi questo processo va avanti. Abbiamo detto fin tanto che nel giro di, scusate, spesso qualche mese, vediamo se mi riesce, spesso semplicemente nel giro di qualche mese queste lesioni si confluiscono tra loro, ma a volte in questo caso 2 mesi, confluiscono tra loro, i denti cominciano a fratturarsi proprio perché il tessuto è completamente rammollito, quindi basta pochissimo affinché si possano rompere. Bambini che si presentano, vedete, questi sono tutti dentini da latte, questi sono bambini di 3 anni. Bambini che si presentano con bocche di questo tipo, li appunto predisponiamo ad avvicinarsi all'odontoiatra, al dentista, attraverso il dolore, attraverso esperienze negative. La famiglia che brancola nel buio, che gira 1000 studi, spende tantissimi soldi, tutto questo si può evitare attraverso la prevenzione. Quindi abbiamo detto prima visita, prima possibile, io personalmente stimolo il genitore a portare i bambini 6, 8 mesi, 1 anno, anche se non ci sono i denti, perché intanto ti parlo e ti spiego e spiego al genitore cosa potrebbe succedere. E questo già è un gran passo avanti, ve lo assicuro. Dopodiché il bambino invece impara a venire in studio, impara ad avere fiducia di me, impara a collaborare. Non quando c'è dolore. I bambini vanno portati dal dentista quando non c'è dolore. È una visita, è un avvicinamento. Gli si insegna lo spazzolamento, gli si fa un pochino di pulizia. Ciao Elisabetta, ciao a tutti! E quindi questo serve per avvicinare il bambino al mondo dell'odontoiatria e far sì che si possa creare un paziente che sarà sempre sereno, sempre tranquillo quando andrà dal dentista, che non deve rappresentare il panico e il delirio ogni volta che si dice dentista. Va bene, noi siamo amici. Quindi abbiamo capito che qual è la sequenza degli eventi che possono portare a avere una bocca completamente distrutta, come queste che abbiamo visto, ve ne faccio vedere altre. Se ci sono i bambini, non vogliamo spaventarli, ma questo è quello che può succedere quando i bimbi non solo non si lavano i denti, ma in questo caso c'è proprio un difetto nell'alimentazione. In questo caso invece questo è proprio un difetto nella struttura dello smalto, questa si chiama amelogenesi imperfetta, a volte ipoplasia dello smalto a seconda che cambino determinate caratteristiche e vedete in questo caso è lo smalto del dente che nasce già con delle caratteristiche di grande friabilità, cioè tende proprio a sgretolarsi, a distruggersi anche senza fare nulla, semplicemente mangiando. Ciao, ciao a tutti, ma come siete carini e come siete attivi stasera. Quindi, mai più ragazzi, mai più bambini di questo tipo in queste situazioni, perché gli facciamo del male.
Un'altra cosa che volevo farvi vedere, ovviamente, quando questa situazione si verifica, questa è una meravigliosa bambina di 2 anni e mezzo quando ha cominciato a venire in studio da noi, aveva tutti i denti più o meno distrutti, ora qui non lo vedete, ma c'è tutto il settore posteriore che era pieno di ascessi, denti da devitalizzare, eccetera. E quali sono le terapie? Le terapie sono quelle che si fanno sui denti degli adulti. Quindi si usa la diga di gomma, quindi si usa la sedazione cosciente per far stare bene il bambino e per farlo rilassare. Si appunto devitalizzano i denti, si ricostruiscono. In particolare questa bambina, vedete, sono stati poi ricostruiti i denti con il composito, che è lo stesso materiale che si usa per gli adulti. E questo, tra l'altro, è un controllo a distanza di 3 anni. Adesso la bimba ha 5 anni e mezzo. E quindi tra un pochino cominceranno poi a cambiare questi dentini. Quindi le terapie si possono fare, si devono fare. Ragazzi, altro concetto importante, i denti dei bambini vanno curati. Non dobbiamo pensare, come dicevano le nonne, ma tanto sono denti da latte, a un certo punto cadranno. È vero che cadranno, ma bisogna vedere in che condizioni lasciano i denti permanenti, che sono in stretto contatto con i denti da latte. In che condizioni lasciano il bambino? Perché il bambino non è che può arrivare. Voi considerate che, per esempio, i molaretti vengono cambiati tra i 10 e i 12 anni, i canini a 13 anni. E quindi che cosa fa questo bambino? Rimane con gli ascessi, assunzione di antibiotici a tonnellate fino ai 10-12 anni. No, certo, questo non si può fare. E soprattutto un bambino che poi avrà problemi a parlare, magari si vergognerà, avrà problemi a relazionarsi con gli altri, verrà preso in giro. Cioè, queste cose dobbiamo assolutamente prenderle in considerazione e cercare di prevenirle. Quindi, il messaggio di stasera qual è? È sempre quello che riguarda la prevenzione. Quindi, mi raccomando, portate i vostri bambini a fare la prima visita dal vostro dentista o ancora meglio da un pedodontista, quindi da un medico odontoiatra che si occupa di bambini. Ma anche il vostro dentista in prima istanza può andar bene. Ma è fondamentale portare i bambini, abbiamo detto, soprattutto quando non ci sono problemi. Ovviamente, se i vostri bambini o bambini che conoscete presentano alcune delle caratteristiche di cui abbiamo parlato, volare immediatamente da un pedodontista in modo tale che possa visitarlo e dirvi se effettivamente c'è qualche problema, se ci sono delle carie, se si stanno sviluppando delle carie, perché un'altra cosa importante nell'andare dal pedodontista anzitempo è quello proprio di controllare, di tenere sotto controllo il bambino. Per esempio, ci sono dei bambini che noi vediamo ogni 4-5 mesi, i bambini carioricettivi. E io mi segno tutto in cartella, tenere sotto controllo, tenere sotto controllo. Poi c'è un momento nel quale quella macchiolina si trasforma, comincia a trasformarsi in carie. Ma una cosa è avere il bambino costantemente sotto controllo e quando la carie è ancora molto piccola dire ok, fermi, va fatta. Perché noi adesso abbiamo capito che di qui a 2 mesi quella piccola carie può trasformarsi in una grande carie che magari coinvolge la polpa del dente, dolore, ascesso, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, ragazzi, questo mondo è meraviglioso, il mondo della prevenzione è meraviglioso, l'odontoiatria è, per quanto mi riguarda, fantastica e dobbiamo assolutamente diffondere l'idea che la prevenzione è veramente un qualcosa che ci fa risparmiare soldi, ovviamente, ci fa migliorare la nostra salute e soprattutto ci consente di avere un risparmio anche biologico. Pensate, ripeto, stasera abbiamo parlato di bambini, pensate a quante carie potremmo evitare, quanti antibiotici assunti senza motivo, oppure assunti perché magari ci sono degli ascessi che si sarebbero potuti evitare. Bambini che si avvicinano al dolore da piccoli, bambini di 2-3 anni che girano con un ascesso, con dolore. Non si può fare, non si possono vedere e vi assicuro che noi che li trattiamo, se andate a vedere all'interno della pagina dello studio, vedrete tante. Marta, ciao, buonasera, certo che ti posso salutare. Marta, senti, ma tu quanti anni hai? Me lo segni un pochino quanti anni hai? Comunque, benissimo che ci sono dei bambini che ci stanno guardando e tra l'altro continuate a seguirci. Ora non so se Marta e il suo fratellino sono di Firenze,
Ma come vi dicevo all'inizio, faremo dei laboratori, faremo un laboratorio, quello che facciamo tutti gli anni prima di Natale, dove c'è una gara di torte, perché comunque dobbiamo parlare anche di dolci proprio per migliorare la consapevolezza e proprio per capire poi come si spazzano i dentini e come possiamo prenderci cura. 5 anni, fantastico! Allora Marta, mi raccomando, spero che tu abbia seguito un pochino questa diretta. E con la mamma puoi andare a vedere anche altre dirette in cui spiego molto molto bene in modo dettagliato come si spazzano i dentini in modo tale che possiate prenderne cura. E poi appunto seguiteci perché vi comunicherò poi la data nella quale verrà fatto questo laboratorio in studio che è un momento di divertimento eccezionale e quest'anno faremo appunto laboratorio sulle etichette alimentari, quindi ci sarà da divertirsi. E, bene, io vi ringrazio tantissimo perché anche stasera mi avete fatto compagnia. Spero di avervi dato delle informazioni interessanti anche per stasera. Se volete potete condividere queste dirette perché lo scopo appunto è quello di informare. Io veramente ci tengo tantissimo a dare più informazioni possibile, non tanto, e questo ve lo dico sempre perché veniate da me, non mi interessa questo, ma mi piace proprio la condivisione. Mi piace passare e diciamo diffondere quelle poche informazioni che so, che vi passo con il cuore, proprio perché non vorrei più vedere lo studio pieno di bambini che hanno carie, che hanno dolore, che hanno paura. Poi noi li trasformiamo tutti in bambini collaboranti. Che vengono con allegria, gli facciamo gli scherzi mentre li curiamo, i bambini si divertono. Sembra strano, ma si può fare con il nostro metodo, il metodo APE, quindi lavora con amore, passione ed entusiasmo, che è l'acronimo che voglio che ci contraddistingua. Quindi dal dentista non bisogna avere paura, ma il dentista è un amico. Quindi con questo vi do un bacio grossissimo, un grosso abbraccio. E ci vediamo lunedì prossimo. Un bacio grossissimo e grazie mille per avermi seguito, sia per chi mi ha seguito su Instagram e per chi mi ha seguito su Facebook. Grazie mille a tutti. Un bacio grosso e mi raccomando, continuate a seguirmi perché ci saranno tantissimi ospiti e tante tante curiosità. Un bacio, ciao, buonanotte!